Nel settore più radicale del fascismo, Roberto Farinacci occupa un ruolo a sé stante, un personaggio molto originale che cercava un suo spazio e che voleva forzare tutte le situazioni, forse per lavare il suo peccato originale, cioè quello di essere un interventista non intervenuto in quanto lavorava alla ferrovia di Cremona. Un personaggio estremo, anticlericale, antimassone al 100%, nonostante pare ebbe in gioventù trasporti verso la massoneria, che poi ricopiò la tesi di laurea per avere una laurea in giurisprudenza, quindi esercitare l'avvocatura e guadagnare lucrando sul suo nome, essendo famoso a livello nazionale. Ebbe un suo momento di notorietà con il processo Matteotti, propugnando una linea d'assalto. E quando venne in sostanza accantonato dal regime, si dedicò alla libera professione e anche, pare, si arricchì notevolmente. Poi ci fu quell'episodio tragicomico in Africa, sul lago Tana, pescando con un sistema, per la verità, abbastanza tipico della bomba a mano. Una esplosione gli distrusse una mano. E in Italia si presentò questo come il suo contributo alla costruzione dell'impero, ma in realtà altri gerarchi lo prendevano in giro chiamandolo il Martin Pescatore.